E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale. Come state? Spero tutto bene. Fatemelo dire, che bello poter tornare a registrare video. Soprattutto non vedevo l'ora di realizzare questo contenuto qui in particolare, perché ho veramente tante novità da raccontarvi e soprattutto tanti news per quanto riguarda YouTube e tutti gli altri social network. Allora, partiamo un attimino facendo un passo indietro. Sicuramente ora voi vi starete chiedendo: Kevin, ma sei un po' stupido? Cosa intendi con che bello poter tornare a registrare video? Beh, dovete sapere che io non registro un video da luglio di quest'anno. E sorpresa delle sorprese, tutti i video che state vedendo in questo periodo qua sul canale sono tutti video pre-registrati che sarebbero dovuti uscire ad agosto, quindi mentre ero in ferie. Però purtroppo per la mia bellissima sfiga che ho dovuto rimandare tutto questo a appunto metà ottobre, quando sono ripartiti tutti i video sul canale. E per non star qui a sprecare, diciamo, quasi un mese di registrazioni, ho deciso di far uscire prima quei video e poi fare questo contenuto in cui vi andavo a spiegare tutta la faccenda, quindi cosa è successo nello specifico. Perciò partiamo. Allora, era all'incirca 2 giorni prima che partissi per andare per il mare. Il mio bellissimo Mac decide di abbandonarmi e di conseguenza ero in vacanza senza un computer. Prima di partire lo porto a riparare, sperando che la cosa si risolvesse in un tempo abbastanza breve. Mi fecero all'incirca un pronostico di 4-5 giorni di tempo per la riparazione. Quindi tutto contento, vai, parto per il mare, torno per andare giustamente a riprendere il Mac. Quando raggiungo, diciamo, il posto al quale l'avevo affidato per farlo riparare, mi dicono: ehi Kevin, ho una bruttissima notizia per te. Il Mac ha qualche altra parte che purtroppo si è fusa, quindi si è andata a rovinare, e la riparazione richiederà più tempo, quindi ritorna fra un paio di settimane. Io, tutto contento per questa bellissima notizia che mi avevano dato, ritorno al mare, mi faccio le mie bellissime 2 settimane, nelle quali dovrei comunque aver dovuto registrare altri video. E indovinate cosa succede di bello? Porto la mia bellissima fotocamera al mare per fare qualche appunto video sulla spiaggia, niente dell'acqua dentro, mi si fotte pure la fotocamera. E quindi anche lì mi lascio immaginare tutta la mia bellissima felicità che avevo in corpo in quel momento. Quindi anche lì prendo la fotocamera, la porto a riparare. Nel frattempo, grazie al Signore, il Mac si ripara. Fate conto che siamo arrivati già più o meno a metà agosto, grosso modo. Arriviamo a metà agosto, quindi passa Ferragosto, passa tutto, e ritiro anche la fotocamera. Provate a anche la fotocamera, ormai ero già finito, diciamo, la mia prima vacanza era già finita e dovevo partire per la seconda, ovvero la settimana che avrei dovuto fare a Malaga e nella quale volevo veramente portare un sacco di contenuti. Quindi torno qui, impacchetto tutte le mie cose e riparto per Malaga. E anche lì, indovinate cosa succede? Un'altra sfiga. Mi ammalo per una settimana e penso di aver preso anche il Covid, perché veramente stavo malissimo. E tipo, fate conto che ho toccato anche per alcuni giorni 40 di febbre e dormivo una media di tipo 14-15 ore al giorno. Non fatemi domande, non so neanche io come facevo a dormire tutte quelle ore, soltanto che ero tipo stanchissimo e non mangiavo veramente niente. Ho fatto tipo 2 o 3 giorni a non toccare cibo e bevevo soltanto, quindi faccio capire un attimino come stavo. E quindi anche lì purtroppo non ero in condizione di registrare nuovi video e una settimana di vacanza viene tutta via. E così finiscono le mie bellissime ferie di M. Torno a casa mia in Lombardia. Purtroppo stavo ancora male, quindi praticamente anche lì, diciamo che stavo meglio rispetto a quando era a Malaga, però stavo comunque ancora abbastanza male e non sono riuscito anche di nuovo a registrare nuovi video. Tutto si risolve quando verso metà settembre. Metà settembre torno in forze, non ho più problematiche, il Mac funziona, la fotocamera funziona. Tutto contento, dico: beh, facciamo una cosa un attimino però. Essendo che ho già comunque in programma di fare alcune modifiche per quanto riguarda il canale, e sapevo che erano modifiche che comunque ci andava parecchio tempo per farle e mi avrebbero spruzzato via parecchio tempo, ho detto: ormai siamo fermi da 1 mese e mezzo, ho detto, finiamo tutte le varie modifiche che voglio fare al canale, tutte le novità che voglio portare, fatto quello ripartiamo con i video e chi si è visto, si è visto. Quindi praticamente mi metto lì e incomincio a lavorare su tutte le novità che adesso vi andrò a elencare. E già che siete, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate delle mie ferie e se concordate con me che è veramente stato forse uno dei mesi più sfigati dei miei ultimi 23 anni di vita, quindi praticamente da quando sono nato. La prima cosa che volevo portare appunto per il canale era un aggiornamento per quanto riguarda il programma di video. Dovete sapere che io fino a qualche mese fa utilizzavo Filmora 9,
che è veramente un programma fantastico per editare i video e che consiglio a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo di YouTube o al mondo del video editing per l'appunto. È fantastico e soprattutto, essendo molto semplice nell'utilizzo e pieno di preset, permette comunque di portare dei bellissimi lavori, di fare veramente tante belle cose, quindi lo consiglio a chiunque appunto si approccia per le prime volte a questo mondo. E se dato da un po' che comunque io edito video, cioè non è che inizio da un giorno, ma da un po' di tempo, oggi si fa diciamo un piccolo upgrade, sia per quanto riguarda un punto di vista di qualità dell'editing, e sia anche per quanto riguarda un po' un punto di vista più veloce e nell'editare, quindi in modo un po' più semplificato. Di conseguenza ho deciso di acquistare tutta la suite di Apple per quanto riguarda i programmi di editing e altre via altre cose, tipo ad esempio Logic Pro e tutto discorrendo. Diciamo che però principalmente l'ho acquistato per Final Cut, perché è il programma nativo di Apple per quanto riguarda il video editing, è super ottimizzato per i Mac e veramente mi sto trovando benissimo. E ovviamente, essendo che era un programma nuovo di editing, ho dovuto fare anche diciamo un qualche tutorial, qualche corso per imparare a usarlo bene. Spoilerone, gli ultimi video che avete visto sul canale sono editati completamente con Final Cut Pro X, perciò fatemi sapere magari sotto nei commenti cosa vi pare, se avete visto un miglioramento rispetto al passato e via discorrendo. Seconda grandissima novità che diciamo ho voluto fare in questo periodo di stop è stato quello del diciamo lato registrazione. Come vi avevo già accennato nell'ultimo video che ho fatto, nel quale ho tornato tutto, non ero molto soddisfatto dei video che portavo, della qualità con la quale registravo, anche perché avevo comunque veramente degli strumenti potenti al quale ho investito tanti soldi per comprarli e sentivo di non riuscirli a sfruttare al meglio, cioè è come se mancava diciamo un po' le basi, ecco. Perciò durante questo periodo qua, oltre a prendere lezioni per quanto riguarda Final Cut Pro X, ho preso anche, diciamo, lezioni per quanto riguarda la registrazione dei video. E preparatevi perché ho imparato veramente tantissimo, ho fatto anche qualche prova, diciamo, un po' per farti i miei video che non vedete mai ovviamente sul canale perché sono fatti un po' alla cazzo, però vi dico già che sono molto più orgoglioso dei contenuti che sono riuscito a portare, quindi a realizzare con grazie a quel corso, e quindi preparatevi perché veramente i nuovi video che arriveranno saranno delle bombe pazzesche. Come terza novità che voglio parlarvi è quella del canale in sé per sé, perché ho deciso di diciamo fare qualche piccolo aggiustamento e come avrete notato sicuramente da questo video è cambiata la intro. Oggi si fa un'intro un po' più semplice, pulita e soprattutto professionale, perché qua di prima era un pochino impacciata e tutto, e quindi questa qui sarà la intro ufficiale del canale. E sicuramente un'altra cosa che spero che avete notato è che ho registrato un trailer per il canale, quindi diciamo un piccolo video di presentazione nel quale vi presento e racconto quello che faccio, così tutti i nuovi utenti che appunto vedranno il mio canale per la prima volta, basta che apriranno quel video lì e sapranno chi sono e vita, morte, miracoli di me. GG. Invece come quarta novità riguarda non tanto YouTube ma più che altro Instagram nello specifico. Ebbene sì, dopo quasi 8 mesi di inattività per quel social sono finalmente ritornato, però ahimè non con la pagina di imprenditoria digitale, perché dovete sapere che quella pagina lì andrà praticamente demolita, cioè non esisterà più. Non tanto perché non mi piaceva quello che ho fatto, ma proprio per un fattore di, diciamo, tempo, perché portare contenuti di quel tipo, quindi fare caroselli e post informativi, veramente che è troppo tempo e non ho così tanto da riuscire a dedicarci, e piuttosto che tenerli un social inutilizzato, ho deciso, diciamo, di rimodernizzarlo. Perciò la pagina di imprenditoria digitale diventerà una pagina mia personale, un profilo personale, nel quale pubblicherò, diciamo, storie sulla mia quotidianità e giorni sul canale e tante cose che comunque vedete poi col tempo. E per concludere questo fantastico video non posso fare altro che annunciarvi l'ultima novità, ovvero quella che partiranno anche le live su Twitch. È già un'idea che ho in cantiere da parecchio tempo e che sono orgoglioso perché finalmente ho avuto il tempo per anche realizzarla. Perciò mi raccomando, per non perdervi tutte le live che arriveranno, dovete ovviamente seguirmi anche su Twitch, trovate il link in descrizione come di ogni altro mio social. Unica cosa che ci tengo a precisare è che non partiranno già dal mese di novembre, ma incominceranno dal mese di dicembre, perché devo giusto concludere le ultime due cose che mi mancano e poi siamo pronti per partire anche su quel social. Mi raccomando, iscrivetevi e seguitemi su Instagram per tutti gli aggiornamenti che arriveranno.
Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Prometto solennemente e anche come obiettivo per l'anno nuovo che non scomparirò più dai social, perché ci tengo. È una cosa che sono veramente fiero di quello che sto realizzando e soprattutto voglio crescere insieme a voi. Perciò non scomparirò più, promessa fedele e solenne. Adesso tutto quello che devo fare l'ho fatto e non ho più scuse, ok? Ve lo giuro. E niente, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Oltretutto, seguitemi su tutti gli altri miei social network, in particolare su Instagram, dove troverete tutte le news in tempo reale, e anche su Twitch, dove arriveranno tutte le live. E niente, io vi saluto e noi ci vediamo come sempre nei prossimi giorni con nuovi video. Ciao! Ah già, restate sintonizzati perché vi annuncio che c'era qualche viaggetto in programma e qualche video veramente spettacolare. Perciò non perdetelo. Ciao! We'll be right back.